capito che l'esperienza maturata in questi anni la debba mettere a disposizione della mia comunità e del mio territorio in questo momento storico, che credo sia il più importante per le comunità. Perché? Perché a Civitella arriveranno i fondi della ricostruzione privata e pubblica, ma come in tutti i territori ci saranno i fondi da programmare e spendere per il piano nazionale di ripresa e resilienza, e quindi ho ritenuto di dover mettermi ancora a disposizione per la mia gente e per il mio territorio, con tanta determinazione, ma anche con altrettanta umiltà, credetemi, e con il cuore veramente pieno di riconoscenza e di gratitudine verso i miei cittadini che mi hanno in questi anni voluto sindaco e mi hanno sempre sostenuto. Lei ottiene l'ok da parte del gruppo di maggioranza, sarà con lei compatto e unito. Sì, devo dire che la mia maggioranza unanimemente mi ha chiesto appunto questa disponibilità alla ricandidatura, mi sta sostenendo ora che appunto stiamo terminando questo mandato e ovviamente mi sosterrà poi nel progetto futuro. Ci sarà un competitor, Sbranchella ha ufficializzato la propria candidatura. Che campagna elettorale si aspetta? Ma innanzitutto sono contenta del fatto che a Civitella ci sia la possibilità di avere comunque la possibilità di avere dall'altra parte una lista con cui competere, con cui ragionare e affrontare le tematiche. La campagna elettorale che auspico è sicuramente quella fondata sugli argomenti, sui temi, sul modo di vedere la Civitella nei futuri 5 anni, sulla visione per Civitella. E auspico che siano questi i temi della campagna elettorale.